pensavate che invece il saluto noi lo vogliamo fare, perché comunque Race Off rimane un podcast vivo, attivo, con delle persone un po' assenti in questo momento, il sottoscritto in primis, ma gli auguri del buon anno, buona fine 2022, buon 2023, ovviamente lo vogliamo fare, ve li vogliamo comunque regalare, per quanto questo sia magari di scarso interesse per i più, però noi fondamentalmente, perlomeno parlo per me, ci teniamo a farvi gli auguri per il prossimo anno che verrà e che speriamo che dia qualche soddisfazione che ancora quest'anno non è stata regalata, perché comunque diciamo che gli orizzonti non sono così luminosi. Chiedo conferma di quello che ho appena detto, sempre che la conferma possa arrivare, al nostro stimatissimo Big Mo. Ciao Moreno! Ciao a tutti, ciao. Non sono molto d'accordo su quello che hai detto, comunque va bene, per questa volta passa. No, vabbè, no, dai, hai detto che non sei d'accordo, no. Dai, creiamo subito questa diatriba, questo no, dissidio. No, è l'orizzonte che non ti piace, hai un orizzonte luminoso. È luminosissimo. Sì? Luminosissimo. Oh, raccontaci. Hanno già trovato i soldi, è stato scongiurato il primo sciopero dell'anno, quindi sì. Questo... E poi quello che arriverà il prossimo anno sarà l'anno del rilancio dell'ippica. Aspetta che c'è un po' di eco, perché questa roba l'ho già sentita. L'anno del rilancio dell'ippica. Ippodromi pieni, scommesse in crescita, premi alle stelle. Sarà una cosa che comunque vada sarà un successo, disse qualcuno una volta, no? Successo, successo. proprio. Comunque effettivamente è stato scongiurato questo taglio agli ippodromi, questo è un dato, sembra certo. Però effettivamente le scommesse sono calate e quindi insomma il problema rimane. Li prendiamo dal calcio, li prendiamo dalle slot machine, li prendiamo dalle super in alotto. Sapete che non te li vengono a prendere a te? Te sta attento, che sì, non si sa mai. Ne abbiamo già presi. E quanto me ne prenderanno? Comunque, sì. Siamo arrivati a fine anche 2022. Per qualcuno è andata bene, per qualcuno è andata meno bene, per qualcuno è andata male. Cominciamo e parliamo poi solo di quelli a cui è andata bene, quelli che certo. È andata male in fondo, peccato, andrà meglio il prossimo anno, andrà. Allora partiamo un po' da un po' di statistiche, no? Sì, partiamo per sì, esempio sì. Da una cosa che nessuno si aspetta, no? Allora, tra sì. I vari diciamo esseri umani, perché il protagonista è il sì. Cavallo, no? Fino a prova contrario, sì, a meno che non sì. Sia il sulky. Allora adesso fare la classifica dei sulky non è possibile, perché non esiste nulla di no. Però chi di voi, compreso te che stai ascoltando, si può aspettare che io adesso ti vada a parlare della classifica 2022 a due giorni dalla fine dell'anno degli allievi drivers? Chi se lo poteva aspettare? Allievi drivers, perché ci sono ancora delle persone che fanno gli allievi drivers. Ebbene sì, ce n'è tanti. Io ne leggo almeno 50, ma ce n'è sicuramente più. La Madonna. Ecco, e ti vado a dire, ragazzi, allora, veramente coraggiosi. Ma sì, ma qui c'è un mucchio di gente coraggiosa, chiunque comunque crede ancora nelle prospettive luminose di questo mondo, è degno veramente di un applauso. Esatto. Fondamentalmente, scusami, anche noi nel nostro piccolo abbiamo sempre investito su una crescita, una prospettiva, no? E quindi anche noi ci meritiamo un applauso. Scusami, non so perché applaudirci. Allora, chi vince la graduatoria 2022 per gli allievi drivers? Vincono a pari merito la graduatoria con 7 vittorie, Zanca su 40 corse, e invece quell'altra che adesso va da noi su 23, quindi la percentuale è decisamente più alta, vince Denise Trinca, a cui va l'applauso.
7 vittorie su 23 corse disputate. Secondo appunto Zanca con 7 su 40. Secondi o terzi a pari merito, come lo si vuole leggere, Chiaro e Raffa con 6 vittorie, 1 su 25 corse, 1 su 27. Partiamo da loro perché sono quelli meno nominati e quindi noi li vogliamo ovviamente invece ricordare. Il futuro. Andiamo invece al futuro, che poi è mio il futuro, lo sai, no? C'è anche sempre la visita che... Però non so perché non sono ancora tornato in pista, mi sfugge il motivo. Però la visita l'abbiamo già fatta, anzi oggi mi hanno anche chiesto, ma è vero che preoccupata era, Era preoccupata la Rita quando me l'ha chiesto, sì. La Rita, salutiamo. Ciao Rita. Era preoccupata perché non ho capito. È perché te ritorni in pista. Dico, ma è vero? Dico, ma no, la licenza ancora non l'ha rinnovata, però la visita medica l'ha già fatta. Sì, però poi scade, la visita medica dura un anno, poi la visita medica... Ma è vero, con aria molto preoccupata. Le amiche si riconoscono poi da quello, perché si preoccupano per queste situazioni di pericolo imminente. Prendo di nubi dalla Rita la prossima volta che mi vedo. E invece, caro Moreno, adesso passando ai professionisti, perché partiamo dalle graduatorie, ti volevo chiedere, chi è secondo te in Italia il driver che ha guidato di più nel 2022? Driver che ha guidato di più è sicuramente no, però penso che sia ADN. Sì. Detto anche Tony Young, sì. Quello lì intendi? Tony Young, sì, ADN, sì. Ecco, e se ADN è quello che ha guidato di più, secondo te chi sono quelli che dopo di lui hanno guidato di più? Allora, sicuramente il Giallito. Quindi a goccia? A goccia. Sì. E poi probabilmente Farolfi il terzo, o Minopoli, chissà. E invece qua, allora, sul primo posto hai ragione, sì. Perché Antonio Di Nardo vince questa graduatoria di chi è stato più tempo in pista e pensa ha fatto ben 1117 corse, ecco. No? Quindi voglio dire, diciamo che non si è annoiato Antonio Di Nardo, Tony Young non si è annoiato per niente. E al secondo posto è giallo, perché la sua giubba è gialla e nera un po', ed è Gaetano Di Nardo, quindi diciamo ma che Gaetano, no, ma tu, tutta la famiglia, allora, esatto, infatti i due Di Nardo assieme mettono assieme più di 2000 corse. Quindi diciamo i Di Nardo sono quelli che stanno più spesso in pista, sì. Nettamente. Al terzo posto, sì. E questo quando l'ho letto francamente non pensavo, ma neanche troppo distante, perché Gaetano Di Nardo corre 915 volte nel 2022. Al terzo posto Giorgio D'Alessandro Junior, che corre ben 888 volte, e questo numero, state attenti, perché 888 è un numero importante. Sì, sì. Certo che giù nell'arco di pochi chilometri ci sono un sacco di ipodromi, Esatto. Taranto, Foggia, Aversa, Napoli, Ponte Cagnano. Sì, sono nell'arco di 200 km ci sono 5, 6, 7 ipodromi, Cosme, Damiano, a Roma, cioè proprio li fanno presto. A Napoli sono proprio in mezzo a tutti questi ipodromi, si corre parecchio, si corre. Tra l'altro, non se non è un caso, perché anche Vincenzo D'Alessandro Junior 689 corse, che è all'ottavo posto, e al nono Vincenzino Luongo, che tra l'altro ci fa piacere che è ritornato in pista dopo la disavventura che ha caratterizzato il suo disavventura fisica che ha caratterizzato il suo anno, perché anche Vincenzino Luongo, non l'uomino di Agnano, nonostante tutto ha corso 684 volte. Quindi questo probabilmente sono numeri indicativi di uno spostamento, diciamo, verso il sud Italia della maggior parte dei guidatori top driver che guidano come presenza in pista. Il tuo Farolfi, che ha indicato, guida 699 volte ed è al settimo posto,
e al quinto posto, e questo dovrebbe renderti pieno di orgoglio, c'è il driver che tu hai rovinato quest'anno, che era partito bene ma che hai fatto di tutto con le tue... Marco Stefani, al quinto posto con ben 811 corse, quindi noi gli facciamo un applauso, ma giusto perché nonostante le buffate di Moreno, 811 volte ha cattato le 100 vittorie che non le aveva mai passate in carriera sua, quindi attenzione, buffato per modo di dire. Allora, guardi, io purtroppo non lo voglio fare il bastian contrario, però questi sono dati di ieri, quindi non so se oggi di ieri l'altro. E qui risultano 99 vittorie. Quindi non vorrei che tu l'avessi gufato anche sulla centesima vittoria. Mai vorrei, Però non è mica niente, domani dopo domani, cioè beh, comunque 99 sono, no, adesso io non so se era già compreso, non so se tra ieri e oggi ha vinto una corsa per arrivare a 100, però diciamo alla data del 28-12 siamo a 99, vediamo. Comunque tu sei riuscito, se non arriva a 100 sapete da chi bussare, citofonate Big Mo, ecco Marco, mi raccomando, sempre devi andare a finire. Comunque andiamo a vedere a questo punto però chi sono i vincitori per premi vinti e per percentuali di vittorie. Allora, per premi vinti, questo magari non è così intuitivo, forse sì, chi è che ha portato a casa più soldi come guidatore nel 2022, Moreno? In Europa Goccia d'Oro. In Europa Goccia d'Oro, ma diciamo questa è una classifica italiana e comunque... In Italia pure. Esatto, perché Alessandro Goccia d'Oro come guidatore, no? Quindi come cifre portate a casa come guidatore, porta a casa 1.788.000 euro e qui scatta l'ennesimo applauso. Perché diciamo che effettivamente quelli sono solo in Italia, sì. Non ho la cifra che ha vinto, però sappiamo, abbiamo letto, e siamo contenti del fatto che è il guidatore o lo scuderia più vincente d'Europa. Scuderia. Ok. Sì. Quindi vince questo importantissimo premio, questo è un grande lusso, perché in Europa non c'è proprio micio bao bao, cioè grandissimi professionisti, grandissime scuderie, quindi questo è un ottimo trofeo da portarsi a casa per questo 2022. Al secondo posto come vincite nette, come guidatore, abbiamo Andrea Farolfi con 1.439.766 euro. Andrea Farolfi al terzo posto, ADN, così tu l'hai chiamato, o Tony Young, oppure ancora Antonio Di Nardo, con 1.233.005. Quindi ripeto, non sono cifre classifica aggiornata l'ultimo giorno, ma ormai le posizioni sono definite più o meno. Esatto, quindi vince Goccia d'Oro per vincite nette, e invece come corse vinte e vince per l'ennesima volta Antonio Di Nardo, a cui va il nostro applauso, il mio ancora più importante in quanto suo tifoso, perché Antonio Di Nardo quest'anno porta a casa 298 vittorie. Vedi, io non ho detto 300 perché magari le raggiunge, ma non lo voglio gufare. Ok, per me è già raggiunto. Allora, diciamo che nella giornata odierna a Bologna non ha avuto vittorie, ha avuto piazzamenti ma non vittorie, quindi non so se ieri ha portato a casa delle vittorie. Ieri aveva vinto? Non lo so, può darsi che abbia vinto ieri. Però insomma ne ha 298, noi al di là di quello che è stato riportiamo questi dati qui. Al secondo posto Alessandro Goccia d'Oro con 235, al terzo posto Andrea Farolfi con 164 vittorie. C'è da segnalare che rispetto agli anni scorsi è risalito decisamente Enrico Bellei con 139 vittorie, è calato un po' Roberto Vecchione che comunque ne porta a casa 151 ed è al quarto posto, e sempre ricordandolo Marco Stefani si mette all'ottavo posto con le 99 vittorie che qua risultano già certificate. Quindi questi sono i guidatori che hanno caratterizzato questo 2022. Ti chiedo un tuo commento un po' generale al di là dei numeri di questa stagione agonistica per quello che riguarda i guidatori. Ma niente di nuovo, direi niente di nuovo.
si è confermato Antonio Di Nardo, chiaramente il discorso che vincere tante corse non avendo dei primissima categoria vuol dire che i mani sono buoni, il guidatore e come allenatore si conferma la scuderia di Gocce d'Oro, tutti vogliono portare i cavalli da Gocce d'Oro, ma motivo ci sarà, se tutti vogliono portarli motivo ci sarà, anche perché vince in Francia, vince in Italia, vince in Svezia, vince dappertutto, quindi è riposta la fiducia in Gocce d'Oro, è riposta bene. Quindi così. Tra le altre cose comincia a dar veramente fastidio, Gocce d'Oro comincia a dar veramente fastidio. Leggevo di quella raccolta firme che c'è in giro perché alcuni guidatori, alcuni allenatori, alcuni proprietari si vogliono astenere di dare partenti nei gran premi finché non mettono la regola che non si può dare partente un cavallo da gran premio più di uno per ogni allenatore. Più di due, massimo due. Esatto, massimo due. Io ho letto un po' i nomi, così mi sembra maggior parte di gente che non ha cavalli da gran premio. Quindi sono, io non voglio, non voglio prendere in giro nessuno, io dico solamente una cosa. A me non sembra una cosa giusta, anche perché ci sono delle giurie e non mi sembra che, come si dice, le corse vengano falsate, perché mi sembra che la giuria sia intervenuta solamente una volta tempo fa per un passaggio interno di un cavallo nei riguardi di un altro cavallo della stessa scuderia e è stato retrocesso. Quindi mi sembra che le corse si svolgano regolarmente pur essendoci 4-5 cavalli dello stesso allenatore in corsa, vengono guidati tutti con le stesse chance, e non riesco a capire queste cose qua, anche perché poi se si mette questa regola qua, i proprietari che hanno i cavalli da gran premio probabilmente lasciano l'Italia, vanno a correre in Francia, vanno a correre in Svezia, dopo non facciamo più centrali, facciamo dei non facciamo più gran premi, facciamo dei centrali. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, io ho ricevuto anch'io questa richiesta di questa, chiamiamola, petizione, sì, di questa regola, e sì, devo dire la verità che le motivazioni che portano a chiedere una limitazione, faccio fatica a dire che non mi trovano d'accordo, ma è un tema che abbiamo già trattato, no? Perché sì, ci siamo per una pluralità, però in fondo mi dispiace perché diventa più o meno indirettamente una limitazione a quello che in questo momento è sicuramente uno degli allenatori più importanti a livello europeo, perché l'ha dimostrato con i numeri, ma non credo che l'obiettivo sia quello. Però ci sono delle storture, perché per esempio una delle cose che vengono citate è che nelle TQQ, che non è una canzoncina, TQQ, QQQ, che non è TQQ, come è, e nelle tris, quarta e quinte, e non si possono dare più di due partenti dello stesso allenatore, allora non si capisce perché nei Gran Premi sì. Quindi, ed essendo che comunque in Europa ci sono delle regole che limitano la presenza all'interno dei Gran Premi di allenatore dello stesso allenatore, dei cavalli dello stesso allenatore, e non è campata in aria la richiesta, che onestamente faccio fatica a dire che è una cosa che non ha un senso. E credo però che sia una cosa di difficilissima soluzione, perché purtroppo gli escamotage sono dietro l'angolo, e anche se poi ci sarebbe modo di, però credo che purtroppo è un problema che va risolto diversamente. In questo momento gli allenatori in Italia a cui vengono affidate più responsabilità sono quei 3-4, diciamo che in passato non è stato molto diverso, perché io magari ero più piccolo, non mi ricordo bene, però vuol dire quando c'erano gli Orsi Mangelli magari c'era, non lo so, ecco, adesso quando c'erano, non so, i vari Casoli, quando c'era Brighenti, adesso non lo so, dovrei, ma di fatti però non mi sembra. Comunque, non, come ti dico, ci sono. Parlo senza cognizione di causa, lo ammetto, onde evitare polemiche. Però, ripeto, capisco il disagio. E poi, Moreno, se ti ricordi, ne abbiamo anche già parlato, anche nelle stagioni scorse, sì, no? È chiaro che quando c'è uno o due allenatori che polarizzano, dopo diventa un problema.
perché dopo le corse prendono comunque delle in qualche modo dei condizionamenti, è inutile starsi a raccontare. Dovrebbero essere da stimolo per gli altri. Esatto, infatti nello sport dovrebbe essere, se uno è molto bravo, provo a fare meglio di lui, non cerco di limitare. Esatto, non cerco di tappare le ali a lui, cerco di far meglio di lui. Comunque, anche perché non è nato così Cucciadoro, cioè è un bel po' anche lui quindi vabbè, comunque finita la polemica. No, cioè è una questione che di questi giorni, ripeto, io faccio un po' fatica in assoluto a dire è sbagliata la richiesta, perché onestamente non me la sento di dire è sbagliata, però nello stesso tempo devo anche dire che mi dispiace in qualche modo non riconoscere le capacità di chi vince. Esatto. E quindi dagli dei limiti, perché sei bravo. Chi porta i cavalli da Goccia d'Oro continua a portarli da Goccia d'Oro. Se non può correre i Gran Premi d'Italia, li va a correre all'estero. Certo. Quindi cioè, il discorso della selezione, che diventa una selezione come nel galoppo ormai, che i Gran Premi, se non arriva qualche estero, sono dei centrali, hai capito? Quindi sai, certo. Poi magari si prendono anche gusto, dopo tutti i cavalli italiani vanno a correre all'estero e qua ci rimane solamente delle EFG, quindi non è che cambi, anzi la situazione ippica forse peggiora, mettendo un limite. Addirittura parlavano di un cavallo ad allenatore, cavallo allenatore, beh, chi è che ha i cavalli da fare il Gran Premio? Ce li ha tutti Goccia d'Oro, ce li ha tutti Elert, ce li ha tutti sono quei baroncini, sono quei 3-4 che c'è, cioè, allora se ne posso mettere uno, cosa fai? Il Gran Premio con 4 cavalli? Certo. Quindi comunque dai, finito il discorso. Sì, no, ripeto, noi come sempre usciamo a priori proprio, cioè non è mai stato nostro obiettivo, non lo sarà mai quello di creare, però questa è una notizia, quindi è giusto che sia stata riportata, perché è la notizia che c'è un momento di, come è stato, era una notizia il fatto che c'era questo sciopero imminente nel caso che fosse confermato il taglio delle assegnazioni dei fondi per il 2023. E poi ripeto, c'è un altro problema, che bisogna ancora trovare i fondi per coprire i premi ancora non pagati il 2022, quello direi che invece è un problema di rilevanza assoluta. Parlo da ex proprietario, li pagheranno con i fondi stanziati per il 2023, intanto quelli lì. Poi sì. Per il 2023 faranno con quelli del 2024, eccetera. Certo. Così. Comunque sì, hai fatto bene Mitico Big Mo a tirare fuori questo argomento, perché comunque è il chiacchiericcio di questi giorni. Poi non so esattamente come andrà a finire, però questa era una notizia che in qualche modo andava data. Se sei d'accordo, io continuo un po' con le graduatorie, tanto questa è una puntata di graduatorie, no? E volevo andare alla classifica dei proprietari. Dei proprietari, sì. Allora, la scuderia che vince di più nel 2022... è la scuderia Dream Firm, a cui va il nostro applauso. Non l'avrei mai detto. Chi pensavi? La scuderia? No. Roberto Trevisonno, pensavi magari? Sì, Dream Firm ha poi vinto solo 4 gruppi 1, quindi non è che abbia vinto molto quest'anno. Ti parlo di cifre vinte, sto parlando, almeno presumo per i dati che leggo, solo a livello nazionale. Parliamo della scuderia Dream Firm, che ovviamente grazie a Dimitri Firm, di cui poi riparleremo ovviamente, si porta a casa la somma di 504.496 euro. Al secondo posto allevamento Toniatti, grazie anche a Catullo Jet, che soprattutto in questa parte terminale dell'anno ha dato grandi soddisfazioni, con 424.838 euro. E al terzo posto la scuderia Sant'Eusebio con 368.448. La cosa che fa veramente specie leggere è che la scuderia Dream Firm vince, diciamo, questa graduatoria con sole 38 corse. Per esempio, l'allevamento Toniatti arriva a questo numero con 361 corse. Di lì poi un cavallo solo, quindi sì,
gli altri cavalli non penso che abbiano vinto più di 30.000 euro a cavallo. Sì, chiaramente il cavallo è Dimitri Ferm, di cui, ripeto, gli altri che contribuiscono sono Diva Ferm, però con cifre decisamente meno importanti, Constantin Ferm e Brezzapura Ferm. E, però, ripeto, Dimitri Ferm ha avuto un'annata talmente importante, ma ne riparleremo dopo. E dopo la classifica dei proprietari, volevo sottoporvi anche altri graduatorie, ovviamente. E, per esempio, la classifica degli stalloni, visto che tu sei un esperto di genealogie, volevo farti provare a indovinare quali sono gli stalloni che quest'anno sono andati per la maggiore. I primi, io ne cito sempre tre, ormai il gioco si basa su quello. Uno non dal Ciba, sì. Un altro potrebbe essere Oro Puro Bar, sì. E il terzo. No, uno non può. Il terzo Varenne, che sia l'Eterno Varenne. Allora, per esempio, gli stalloni che hanno vinto più soldi con i puledri al momento, quindi per quelli che sono i 5 mesi, quanti sono i mesi di attività? 4 mesi di attività scarsi, a 2 anni, sì. Quindi quelli con le lettere, e il leader al momento è Marajà, con 281.000, quasi 282.000, sulle vinte dai suoi 90 prodotti, parliamo di 2 anni. Per i 3 anni invece, Moreno, chi sarà mai? Beh, dal Cib, perché ne ha vinti 500 solo con i Dimitri Ferm. Ma bravissimo Moreno. E in effetti Nadal Cib, con i suoi 60 prodotti, parlando di 3 anni, ne porta a casa 818.000, arrotondiamo, no? E seguito da Varenne ancora con 520.000. Per i 4 anni, le lettere C, chi è in testa alla graduatoria? Qui c'è un rush finale quasi stretto, eh? Anzi, li citiamo tutti e tre. Prova a indovinarli. Sì. Oro Puro. Sì. Ganymede. Sì. No. Di Marajà. No. A 4 anni, no. Ancora una volta, davanti a tutti, c'è Nadal Ciba, Ciba, con 496.000 euro e 55 prodotti. Al secondo, Oro Puro Bar, 491.000, e al terzo, Varenne, con 450.000. Ecco, diciamo che qua ci fermiamo, anzi vabbè, diciamo che con le lettere, i 5 anni, le lettere B, davanti a tutti c'è Oro Puro Bar, seguito da Mago d'Amore, ma ci fermiamo, perché poi sarà bello andare a vedere magari le classifiche complessive che magari vedremo con l'anno nuovo. Esatto. E andiamo a vedere a questo punto anche la classifica degli allevatori. Sì. Il vincitore della classifica del 2022, fermo restando che manca ancora qualche giorno, è l'allevamento Toniatti. Tra l'altro, allevamento Toniatti, che a questo punto sappiamo che dopo le varie lotte intestine è diventato il signor Toniatti anche il presidente dell'ANACT, e speriamo che le cose tendino a normalizzarsi, perché c'è stato veramente mille querelle che sono appunto finite con queste ultime rielezioni a causa appunto purtroppo della dipartita di La Porta e di tutto quello che ne è seguito, quindi passando da Maisto per arrivare poi dopo queste elezioni a Toniatti. Che ne pensi a proposito di questa elezione? Ma non lo so, non me ne intendo io, sinceramente, dove regna il disordine. Adesso vediamo, prima di dare bisogna vedere già questa cosa, ascoltando tutte e due le campane, ha ragione tutte e due, ho torto tutte e due, perché sai, tu ascolti una campana, ha ragione uno, ascolti una campana, ha ragione l'altro, poi ha torto uno, ha torto l'altro, tu sentendo le due campane hanno ragione entrambi e torto entrambi. Però bisogna vedere, bisogna cioè, sono state dette tante cose e il contrario di tanto, non lo so, non ero presente, quindi non so cosa dire. Proprio non ti ho mai sentito così democratico, non conosco le persone, non conosco Figliatti, non conosco Maisto, non conosco
cioè, non è come la porta, che avevamo un altro tipo di rapporto, lo conoscevo, non conosco nessuno dei due, quindi non saprei con chi schierarmi, perché come ti dico, ho letto Tognazzi e aveva ragione al 1000%, dopo ho letto Di Maistre e aveva ragione al 1000% e aveva torto al 1000% Tognazzi, come quando ho letto Tognazzi aveva torto al 1000% Maistre, hai capito? Quindi no, no, a dire la verità non ho capito niente, però mi fido di te, lo sai. Quindi secondo me hai ragione tu, e quindi mi rimane il fatto che non c'è chiarezza. Con un po' di buona volontà si potrebbe essere arrivati a un accordo prima, comunque adesso vediamo, dai, vediamo, perché non stiamo dalla parte di nessuno. No, poi ripeto, i giudizi andrebbero dati dopo. Rimane però un dato che secondo me è un dato molto allarmante, che è quello più grave. E anche in queste situazioni non c'è unità di intenti nell'Ippica. No, perché vedi, come nel discorso che facevamo prima sul numero massimo di iscritti, così ci sono dei problemi, perché ripeto, se ci sono delle regole che valgono nel tris, quartè, quintè, è chiaro che non è che possa li valgono e nei gran premi, cioè, quindi ci sono dei problemi, ma però non vedo mai unità di intenti per dare un segnale univoco a chi deve decidere. Non si vogliono risolvere, perché ognuno guarda il proprio orticello, non c'è interesse comune nell'Ippica, quindi finché non spariranno tutte quelle sigle che ci sono, e devono sparire tutte quelle sigle, perché non ha senso che ci siano tutte quelle sigle. E finché ci saranno tutte quelle sigle lì, la VDP che non sarà mai ascoltata da nessuno. Ecco, scusami, ti rubo una battuta che mi butti lì, no? Per essere ascoltata, sì, l'Ippica ha bisogno di un nome solo, che è Race Off. Esatto, perché Race Off viene ascoltata, no? Quindi sa va a san dire, no? Per essere ascoltati, dovete, mettiamo tutto sotto Race Off e non se ne parli più, ok? E mettiamo tutto sotto Race Off, però te li cucchi tu, perché io non voglio cuccare nessuno di questi signori qua. Ecco, lo dico subito, ti voglio bene a tutti, però. Ma come? Ma sei tu che dicevi soldi a tutti se mi eleggono, ho un programma chiarissimo che era pieno solo di pagine bianche. Ma che stai a dire? Lo voglio chiaro? Più chiaro del bianco lo vuoi, cioè, vabbè, non voglio andare governato per 20 anni con delle pagine bianche, non mi fai governare neanche 5 anni, ma è ancora lì che gira con queste pagine bianche che hanno 20 anni e lo eleggono ancora, beh, niente, lo so. Guardi, le uniche pagine che conoscevo che funzionavano erano quelle gialle, che sono state utilissime per tanti anni, adesso ormai non usano più neanche quelle, figurati se sto a guardare il colore delle pagine. Comunque, tornando alla nostra classifica allevatori, dicevo, vince l'allevamento Tognazzi, che tra l'altro ha due sigle, perché una allevamento Tognazzi Sassa di Tognazzi Giacometti Roberto e C, e poi c'è anche l'azienda agricola Tognazzi Giacometti società sportiva agricola. Il complessivo è veramente tanta roba, perché il primo vince 965.000, il secondo 683.000, per cui parliamo di oltre 1,5 milioni, quindi, esatto, con più di 1500 corse, perché cavalli il produttore più importante sicuramente l'allevo, anche numericamente sicuramente i Jet di Tognazzi, quindi l'allevatore 2022 vince Tognazzi, seguito dal Grifone società agricola 840.953 e al terzo posto Dream Ferm SRL con 827.008 euro, e anche qua si nota la differenza, perché Dream Ferm 294 corse, il Grifone 854, quello che abbiamo detto prima di Tognazzi invece è... Comunque Dream Ferm con 290 fa 300.000 euro, con 294 fa 800.000 euro, anche lì è la solita cosa del pollo a testa, tu mangi un pollo, io non mangio un cazzo, ne abbiamo mangiato mezzo testa, ma tu sei strapieno, io ho una fame della Madonna, e sono sempre quelle le cose. Il fatto che tu abbia fame però non sorprende nessuno, scusami. Sì, no, non è un paragone quasi
e che vado in bicicletta non è che più la mia salsiccia da andare a prendere al boschetto, quindi puoi immaginare. Certo, certo. Allora io voglio comunque anche dire, per onestà diciamo di informazione, che non ho preso io col mio taccuino tutti questi dati, ma li sto leggendo da quelli che sono i siti disponibili online di Vendopuledri, di Gaet, Trotoweb, Federnat, eccetera eccetera. Quindi ecco, ringrazio quelli che fanno queste graduatorie, ma sto solamente leggendo cose che sono tranquillamente riportate. E a questo punto uscivo un attimo dal discorso cavalli e ritornavo invece ai guidatori somari. Noi somari siamo primi a pari merito, io e te, e questo sai per distanza proprio, e non se ne parla più. E vado ai puri. Partiamo ovviamente, perché noi siamo cavalieri. Come sono simpatico, me lo dico da solo, no? Nel 2022, no? Al terzo posto tra le Amazzoni, chi troviamo, caro Big Mo? Terza. Yannacco. No, pensavo che dicesse Iannacci, scusami, no, non era Iannacco, e che è comunque al quinto posto, quindi non sei andato lontanissimo. Ti do un'altra possibilità per il terzo posto, dopo basta perché mi rompo. Crabi. Ascoltami, no, noi abbiamo fatto una puntata che si chiamava Il lanciatore di Amazzoni. Ti ricordi? Mi ricordo. Ecco, di chi si è parlato, perché era tra le Amazzoni lanciate dal nostro amico Finetti, che appunto era il soggetto, il protagonista di questa puntata, era Alessandra De Vidè, che è al terzo posto delle Amazzoni con 19 vittorie nelle 62 corse disputate. Al secondo posto abbiamo Rebecca Dami con 21 vittorie sulle 105 corse disputate, e al primo posto lo vuoi dire tu, lo devo dire io, chi lo dice? La nostra amica Elena Ornando Villani, a cui va l'applauso, che è l'Amazzone con più vittorie, 36 vittorie su 125 corse disputate, e diciamo lei aveva vinto la classifica dei gentlemen, quest'anno vince la classifica delle Amazzone. Per quello che riguarda invece i puri gentlemen, al terzo posto, e allora premetto, Elena Ornando Villani arriva quarta nella classifica generale dei gentlemen, quindi comunque un risultato di assoluto prestigio, davanti a Marco Castaldo che ha 32 vittorie. Ma al terzo posto abbiamo, diciamo, quello che vediamo meno alle nostre latitudini. Trevisan. No, siamo fuori classifica. Questo è fuori dal mondo. Al terzo posto abbiamo Ciro Ciccarelli con 51 vittorie su 191 corse disputate. Secondo posto abbiamo Filippo Monti con 55 vittorie su 184 corse disputate, e al primo posto precede l'applauso il nostro Zac Matteo Zaccherini con 67 vittorie, quindi una vittoria piuttosto netta sulle 274 corse disputate. Ti faccio una domanda a questo punto. Sì. Allora, ADN o Tony Young o Antonio Di Nardo vince con quasi 300 vittorie la classifica dei professionisti correndo 1100 e passa volte. Sì. E Matteo Zaccherini vince gentleman con 274 corse, quasi 100 di più per esempio di Filippo Monti, come Di Nardo vince appunto con 200 corse di più, diciamo il secondo Goccia d'Oro vi corre con 200-300 corse in più. Non è che per caso in questo sport a correre di più è più facile vincere? Penso che sia, sai che ho avuto questa illuminazione. Non è che in effetti non basta solo quello, No, chiaramente no, però sicuramente se corri 2000 volte hai più possibilità di vincere di chi corre 10 volte solo. Ah, allora quindi me lo confermi, quindi non ho pensato una stupidaggine. No. Vacca, che bravo.
Conta. Bene. Sicuramente. Allora, visto che solo mi che è anche fatica. È fatica, sì, no, perché onestamente andare avanti e indietro, questo lo diciamo anche vedendo tutti i trasferimenti di chi conosciamo e anche immaginandolo, cioè correre 1200 volte o 1100 che sia nell'arco di 360 giorni, immaginatevi, considerate che gli ippodromi non sono proprio uno attaccato a quell'altro. No, da Torino a Padova, a Milano, a Napoli, a Taranto, magari sì, Taranto, Foggia ci vanno un po' meno, però Roma, Taranto, Firenze, Bologna, Milano, Torino, Padova sono quelli che frequentano più, quindi sono distanze abbastanza, adesso non sono gli Stati Uniti chiaramente, però sono convinto che a fine anno la macchina di Gossadoro, la macchina di Antonio, la macchina di Vecchione non abbia 3.000 chilometri come la mia. O i 15.000 chilometri della mia bicicletta. No, la tua bicicletta ne ha molti di più. Però, e anche qua passami la battuta, io mi ricordo qualche anno fa... Sì? No, qualche anno fa, quando avevo veramente intenzione di diventare il crack dei gentleman e anche di più, appunto, riferendosi ai vari trasferimenti, hanno detto prenditi bene una macchina a metano. Oggi meglio di no. Oggi no. È meglio oro liquido. Esatto. Spendi di meno. Oro liquido spendi di meno. Però sì. Mi è rimasto questo simpatico suggerimento, diciamo. No, no, prendi l'oro liquido che spendi di meno. Adesso nella mia ripresa imminente, sempre che non scada il permesso, l'autorizzazione medica. Appena cambi macchina e prendi la metano, tu la prendi a oro liquido e risparmi. Sono d'accordo con te. O uranio, ecco, scegli tu, però non a metano. Allora, andiamo all'ultima classifica che leggo, poi dopo basta veramente, poi leggiamo così. Allora, volevo partire a leggere, effettivamente, come abbiamo detto prima, il protagonista è il cavallo, e andiamo a leggere quali sono stati i cavalli più vincenti. E partirei dai cavalli più anziani, 5 anni, partiamo dalle lettere B, e andiamo a vedere al 2022, per quella che è la loro carriera, chi sono i cavalli che hanno comunque vinto di più, ripeto, al 2022 per quella che è la loro carriera. Quindi per le lettere B abbiamo al terzo posto un cavallo che conosci bene assai, per la sua carriera comunque che hai seguito, e non parlo di Zampino ha più di 5 no. anni, ecco, poco di più, poco. Anche Batman Bus, ecco la lettera B, ma non rientra però perché no, c'è un po' di era ritardo. Era quella prima. Abbiamo Bon Jovi MMG al terzo posto con 282.000 euro vinti e briciole in carriera. Al secondo posto abbiamo Blef Dipa con 501.253 euro vinti in carriera al 2022. Al primo posto abbiamo Black Flash Bar, che ancora diciamo bella protagonista, come del resto Black Dipa, un po' meno Bon Jovi MMG, anche se credo, se non mi sbaglio, che ultimamente è tornato a vincere un centrale, una DE, però non era un centrale, quindi no, una DE proprio, sì, era un centrale, però sì, un centrale di quelli che... Un centralino. Pronto? Pronto, mi parla? Pronto? Esatto. E vi dicevo Black Flash Bar, quindi la più vincente dei 5 anni al 2022, con 664.000 sblisga euro vinti. Andiamo ai 4 anni, quindi le lettere C. Ti faccio la domanda solo per chi vince, intanto dopo leggerò dal terzo. Sì. Chi è il cavallo che vince più soldi delle lettere C? Un po' ci si può arrivare anche... Sono indeciso tra Colmy the Breeze e Charmant Duzac, che tra l'altro si sono giocati il terzo posto sul palo nel Gran Premio in Francia a Vincennes, nel continentale, esatto. Non so se sono compresi anche i soldi vinti all'estero, perché se sono compresi i soldi vinti all'estero
ha più vincite con Nisebrink, altrimenti ce n'è più Sherman di Italia. Ecco, allora infatti ti sei risposto da solo, perché al terzo posto c'è Capital Mail, questo lo diciamo, con 424.000, al secondo posto Call Me The Breeze con 468.000 e al primo posto Sherman The Zack con 511.972 euro. Però col Mise Blues mi sembra che ne abbia 700.000. Sì, perché appunto ci sono i premi esteri, ecco, qui stiamo parlando di tutto quanto succede nella nostro stivale, la nostra penisola. Per i tre anni le lettere D al terzo posto, Delicious Gar con 191.000 euro vinti al 2022, in carriera ovviamente, non è per il 2022. Al secondo posto abbiamo un cavallo che ti sta particolarmente nel cuore, che anzi te lo lascio dire a te perché è giusto che sia così. Denzel Trapp, che quest'anno ha portato a casa poco, però un secondo posto nel derby che fa sempre, che fa sempre volume, comunque fa sempre volume, sì, esatto. Fa sempre volume. E arriva a 292.000 quasi euro vinti in carriera al 2022 e al primo posto ovviamente mi viene da dire Dimitri Ferm con 487.000 euro vinti in carriera. E arriviamo ai due anni, andiamo al terzo posto Ebano Dark con 72.000 euro vinti in questi mesi dal loro debutto, al secondo posto East Asia con 74.290. Tra l'altro di East Asia c'è qualche notizia, perché è stato cambiato allenatore, è andato in Francia, mi ho letto bene? Sembra che sia rimasta lì. Perché avevo letto una notizia nei giorni scorsi che c'era un trasferimento. Era stato annunciato che l'avevano portata in Francia, però invece sembra che sia rimasta lì da Baroncini. Perfetto. E al primo posto abbiamo il cavallo. Sembra, chi ci ascolta sa che noi non diciamo l'80% di cagate, no? Poi ogni tanto proviamo a metterci anche qualche cosa di serio, però ecco, questo è un sentito dire. Al primo posto il cavallo del momento, perché è quello che ha fatto l'ultima prestazione cronologicamente parlando importante, che è Energy King Gar, che vince nel 2022, in questo caso possiamo dire dell'annata, 90.329 euro. Questi sono i primi tre cavalli con la lettera E. A chiusura di tutto, ti voglio chiedere un attimo un piccolo riassunto di cosa sta succedendo per le qualificazioni alla Meric, a grandi linee, senza andare a vedere nel dettaglio cosa è successo, quali sono i nomi nuovi che stanno venendo fuori, secondo te, e poi dopo chiudiamo eleggendo il nostro cavallo dell'anno. Allora, Bellissimo, non c'è niente di nuovo, Tonanke, Bivitvise è qualificato per somme vinte, e poi ci sono le ultime due novità, che i quattro anni di Odi Tillard, che mi ha impressionato, veramente mi ha impressionato, ha fatto quello che ha voluto nel Criterion. Sei isolato. Sì, è stato abbastanza inquietante, quasi, nella tranquillità e nella facilità con cui ha schiantato Call Me The Breeze, purtroppo, che ha corso anche bene. E anche il vincitore del Tenor de Bembe mi ha impressionato, veramente, mi ha impressionato, perché proprio ha controllato la corsa tutta all'esterno, poi anche lui si è isolato. Rossi Dream, il sogno ippico è fantastico. Bisogna attenzione a questo. Poi Calgary Games, 10 corse, 10 vittorie, il debutto a Vincent l'ha pagato caro, perché attenzione a Vincent, bisogna correrci, adesso ricorrerà domenica nel Bretagne, giusto? No, penso che faccia il Belgique. L'ultima. Avevo letto l'intervista di Goop che diceva che comunque avrebbe a breve l'avrebbe riproposto. Questo arriva troppo presto dopo il Tenor de Bem. Questo è un 2100 con
Sicuramente io avrei scelto questa piuttosto che un 2007 come prima corsa di rientro, perché poi effettivamente era una corsa di rientro, perché il rientro che si è fatto in Svezia era contro me, te. Quindi io, vabbè, no, io in Svezia non ci sono andato a correre, non so, forse c'eri tu, io no. Timon Urbo sicuramente più dentro i cavalli di noi due, però io avrei fatto un 2100 con l'autostart, 2007 sempre una trappola per un cavallo che ha solamente 10 corsi in carriera e praticamente è più di un anno che non corre, perché praticamente è più di un anno che non corre. Quindi no, adesso lo rivediamo nel bel ciclo, rivediamo considerando che era il favorito anteposto dell'America, adesso è passato invece i 4 anni che ha vinto Ideo Tillard, e comunque è tonano sempre con noi. In effetti sono andato a controllare perché il campo di partenza del Bretagne c'è e ce l'ho qua sotto, sì. Effettivamente non c'è Evo di Goop, c'è Cox Style con l'1, lo diciamo, guidato da VP dell'Annunziata, sì. Guderi Pre col 2, Flam sì. De Gutier col 3, e Tornan col 4, Delia du Pomereux col 5, Zaren Fass col 6, Vernissage sì. Griff col 7, Blef Dipa con l'8, sì. Uckerberry col 9, Hussard dell'André col 10, ampiamente da SM con l'11, ampiamente già qualificata con già qualificata, per sì. l'America, 12 sì. Fakir de Mae con Mottier, 13 Beats statunitense, 14 Decoloration, 15 Euro Dermes e 16 Hokkaido Giel, 17 Violetto Jet, 18 Anna de Mollet. E quindi se no non c'è effettivamente Calgary Games, che quindi sarà sicuramente, come tu correttamente dicevi, al Belgique. Sicuramente sarà al Belgique 15 giorni prima, che quello è giusto, sì. Io qua starei attento a Flam de Gutier in questa corsa qua, perché attenzione la cavalla, perché cavalla strana. Quindi sicuramente bisogna vedere Cox Style in che versione. Esatto. Io Cox Style non lo prendo mai, io tanto non lo prendo mai, tu lo sai che Cox Style io, ma pista piccola, track, poi pista grande, no, qua non sbaglio, track, non è d'accordo, quindi non mi pronuncio su Cox Style. Allora, facciamo una cosa, fai un tuo pronostico e noi faremo l'opposto. Ecco, io Flam de Gutier, Flam de Gutier piazzata. Va bene. E Black Dip, ti dico che lo vedo abbastanza bene in Francia, Black Dip, posso essere sincero. Certo. Quello che è tornato su, non ho mai avuto una grossa fiducia io su quel cavallo lì, però ultimamente sta correndo veramente bene, quindi per me ci sta anche lui. Senti, ed Hero d'Armé, che è l'allievo di Jean-Michel Bazir, che tra l'altro ha anche il suo bel bollino verde con la faccina che ride. Sì, Bazir, ma quanti ne ha? 2, 3? Guarda, qui io leggo Uckerberry, poi leggo Zaren Fass, poi leggo appunto Hero d'Armé, e poi c'è il figlio Nicolas Bazir, che c'ha Beach, come le sto parlando ovviamente come allenatore, e non ne leggo altri. Quindi diciamo 3 più 1. Sì, vabbè. La girata, cioè non siamo solamente noi che giriamo i regolamenti, anche loro. No, per quello tornare al discorso di prima, poi ripeto, al di là del fatto, cioè è difficile da gestire una cosa, cioè non puoi limitare, cioè la gente va ovviamente dove si ha dei cavalli a un certo livello, va dove pensa di poter avere soddisfazione per... E prima di arrivare all'elezione del nostro cavallo, prima di tutto, della chiusura di Blef Deep, hai detto Violetto Jet, Vernissage Griff, come li vedi? No, Vernissage Griff, 2100 ci può stare anche Vernissage Griff, nonostante il numero brutto, però sai, lì conta il giusto il numero, pista lì sei sempre in dirittura, lì le curve non esistono, però ecco, non è per quel tracciato, salita, discesa, non è il suo tracciato, poi magari vince Paletti,
che si goccia d'oro, non è che si diverte ad andare in giro per prendere dell'aria. No, anche perché di aria ne prende poco, prende delle altre cose, tanto che appunto ha vinto. Esatto. L'aria la lascia, l'aria la lascia volentieri l'aria. Esatto, sì, di fatti. Quindi, sai, se lo dà partente, qualche chance di piazzamento può avere anche lui. Come ti dico, io pista di Nessan non è proprio adatta del risaggio, però se si adatta ci sta anche lui. 2100 ci sta, 2007 no, 2007 sono troppo lui, però 2100, ecco, mi meraviglio che non ci sia Vivid Vice S, questo sì che era la sua corsa. Forse deve ancora riprendersi da quella debacle, perché effettivamente l'anno scorso appunto vinse questa, 2100 è la sua perfetta, 2100 di Vincent sono perfetti per Vivid Vice, quindi ecco. Contiamo però, comunque sì, nel suo recupero prima di tutto, per poi rivederlo davvero al pieno, sperando appunto che ciò succeda nell'America. Allora chiudiamo Moreno, anche per non andare oltre, noi chiediamo scuse in anticipo per tutto quello che non abbiamo, le graduatorie che potevamo fare non abbiamo fatto, che tutto quello che abbiamo letto male, che abbiamo sbagliato, ma ormai in fondo ci conoscete, è stato solamente così una pagina di chiusura del 2022, anche per potervi salutare. Con quello che spendo, non diamo poi bene, così te lo sei meritato, questa è una considerazione che va assolutamente condivisa, facciamo il possibile, ma del resto siamo ancora qua a provarci. No, era giusto un modo per chiudere questo 2022 per come si riesce. Andiamo appunto alla nostra, e questa è solo nostra, considerazione di quali sono stati magari, diciamo, i due cavalli più rappresentativi di questo anno, uno per me e uno per Moreno. Parto io perché faccio quello che posso, l'esperto è lui, la persona di riferimento è secondo il nostro Big Mo. Per me Dimitri Ferm, lo dico ancora una volta, è il cavallo che si merita il titolo di miglior cavallo del 2022 per il percorso quasi perfetto che ha compiuto questo cavallo con Mauro Baroncini. Il guidatore dell'anno invece secondo me è sicuramente Antonio Di Nardo, e del resto credo che l'Ampi ha già ampiamente dimostrato, e con questo, diciamo, io mi taccio e lascio la chiusura a te, che te lo meriti perché sei lui, quello che conosce tra l'altro, quindi sai che non mi ci metterei mai contro. Prego comunque. Allora, io ero indeciso tra Cox Style, che ha vinto il campionato europeo, ha vinto negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, e Vivid Vice, che ha battagliato per tutta la stagione con i migliori cavalli del mondo, i migliori anziani del mondo, perché in Europa ci sono i migliori anziani del mondo, e vincendo spesso. Però dopo ho pensato che è troppo banale. Noi abbiamo un cavallo che tu conosci molto bene, sì, che è l'esempio del cavallo da corsa, del proprietario medio, cavallo medio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io darei a Bob Logan, perché se lo merito. Sono emozionato, le vampate di calore. Sono emozionato. No, adesso dillo. Tutti sono capaci di Vice, Bob Logan, ragazzi. Bob Logan, 15.000 passa euro in un anno. Un cavallo allevato in casa, un cavallo cresciuto in casa, un cavallo di un piccolo proprietario in una piccola scuderia. Sono quelli che fanno le corse in Italia. Bob Logan è rappresentante di tutti i cavalli da corsa che ci sono in Italia, che non sono campioni, però sono trattati come campioni.
Dico bene? Beh, guarda, adesso a parte l'ironia ovviamente dietro la cosa, apprezzo molto il discorso, perché anch'io voglio mandare questo segnale qui. Cioè, ricordiamoci che le corse belle sono quelle con i campioni, ma non possiamo assolutamente dimenticarci anche a livello di ripartizione di montepremi che in questo mondo va avanti per la passione di tanti piccoli. Ecco, questo spero davvero che possa essere il segnale che piccoli tu hai voluto. Piccoli proprietari e piccoli allenatori. Quindi Bob Logan, secondo me, anche perché, come ti dico, il fatto che l'hai elevato tu, ma potrebbe essere qualsiasi. Non l'ho fatto, altro. Sai, quando si fanno vedere gli spoiler, cose pericolose, si dice sempre: mi raccomando, voi non fatelo, Non fate, mi raccomando, ecco. Invece no, ovviamente. Provatevi in 4-5, tirate fuori la pila, che cosa ben fatto, volete diventare più ricchi del cimitero, investite in cavalli, investite. Non investite i cavalli, per carità di Dio. Investite in cavalli. Ok, esatto. Poi noi... consiglio noi che vi facciamo spendere anche poco. E poi noi davvero chiudiamo con l'auspicio, lo facciamo sempre, che nel 2023 si crei veramente quella integrità di intenti, quell'unità di intenti di questo settore, che però da tanti anni subisce cose che ovviamente avrebbero già affossato mille altri mondi. Così, però davvero c'è bisogno in maniera definitiva di creare veramente un obiettivo comune in cui questo bellissimo mondo dei cavalli e del trotto possa finalmente ritornare a brillare di luce propria, perché di luce ce ne sarebbe, anche se costa molto, perché la luce costa, mi raccomando, state ancora attenti. È calato oggi del 25%, se la tirano dietro. Adesso non mi fido, io nel dubbio, infatti c'ho qua la candela e il computer lo sto facendo andare a manovelle, quindi adesso la crescono poi quest'estate, quando dobbiamo usare il climatizzatore. Esatto. Adesso la crescono. Sono mica ipici questi hanno occhi avanti. Va bene Moreno, io ti ringrazio personalmente per tutta la stagione 2022, ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e noi vi diamo appuntamento a un giorno nel 2023, quando non lo sappiamo neanche noi. Esatto, il prossimo anno. Esatto. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Un abbraccio a tutti, buon 2023 e viva l'Ippica. Ciao. Ciao.